Aveva detto che avrebbe sciolto la riserva il primi di ottobre e alla fine è stato di parole e ha scelto. Nikki Vendola correrà le primarie del centro-sinistra. L'annuncio con un messaggio sul suo sito in cui spiega di accettare la sfida con l'intenzione di vincere e in particolare per scacciare il fantasma del Monti bis e trasformare le primarie da ennesima faida di partita a occasione di svolta per il paese. Rotti gli indugi, il governatore della Puglia dà appuntamento al MAV di Ercolano per sabato 6 ottobre. L'ipotesi di un Monti bis ventilata in questi giorni e su cui si stanno muovendo Casini, Fini e Montezemolo lo hanno convinto a fare il grande passo, mentre fino a qualche giorno fa Vendola sembrava più intenzionato a rimanere in disparte, lasciando campo libero agli altri sfidanti, in particolare a Bersani e a Renzi. Insomma, la candidatura di Vendola aggiunge lustro alla competizione che, oltre al segretario del PD, al sindaco di Firenze, vede in lizza per ora anche Bruno Tabacci per l'ARPI e Laura Puppato, consigliera regionale del Veneto del PD. È proprio Bersani ad affermare che è una bella giornata, è un fatto molto positivo perché in questo modo si allargherà la base popolare e insieme sarà data una risposta corale. È una competizione, ricorda Bersani, ma saluto con sincera soddisfazione questa decisione di Vendola. L'entrata in campo del leader di SEL piace anche a Bruno Tabacci, così spiega ancora più chiaro che non si tratta del congresso del Partito Democratico. A questo punto gli elettori di centrosinistra hanno tutte le opzioni e possono scegliere tra chi, come Vendola, vuole scongiurare il ritorno di Monti a Palazzo Chigi nel 2013 e chi, come me, intende contribuire ad ancorare il centrosinistra ad una cultura di governo imprescindibile dalla figura di Monti. E su questo Tabacci si augura che tutti gli altri candidati convergano su questo aspetto. Anche Riccardo Nencini, segretario nazionale del PSI, legge come un fatto positivo la candidatura di Vendola, che arricchisce il progetto di un'alleanza riformista per governare l'Italia. Per Marina Sereni, l'annuncio del governatore della Puglia va nella riorganizzazione del campo progressista e democratico, volta ad unire le forze pronte ad assumere responsabilità di governo dopo il voto del 2013 e per questo chiede, come ha proposto Bersani a tutti gli altri candidati, di sottoscrivere un accordo politico e programmatico chiaro. Per Renzi, che oggi ha incassato il sostegno dell'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, ha annunciato che non parteciperà all'assemblea del PD il prossimo 6 ottobre, le primarie sono una partita aperta e soprattutto una sfida reale più che una semplice testimonianza. Intanto le altre forze politiche stanno a guardare, forse con un po' di invidia, le primarie del centro-sinistra. Di Pietro in tema di alleanze dice che per ora si metterà alla finestra ad aspettare chi sarà il vincitore, mentre Casini si definisce allergico alle primarie che non lo riguardano, ma è convinto che l'incontro tra progressisti e moderati, quando non si basa su equivoci, ma su cose serie, può produrre buoni risultati. Intanto il PD riunirà i suoi il prossimo 6 ottobre a Roma per l'Assemblea nazionale, dove saranno discusse le regole delle primarie che poi saranno messe ai voti. Sarà decisa anche la deroga allo statuto che permetterà la candidatura di Renzi e di eventuali altri esponenti del PD.